nostra città, e quindi il dialogo e il confronto con quei paesi deve essere continuo. Invece sul tema dei diritti, o meglio sul tema degli esclusi, degli ultimi, che per noi devono essere la nostra Itaca, il nostro approdo, su questi temi, professore, noi l'abbiamo scritto nel programma. Per noi aiutare gli ultimi è una questione di diritti e di giustizia sociale, non è una questione di carità, è una questione di essere il nostro primo dovere, quello di aiutare coloro che stanno male, perché ci è stato insegnato a lei ed è patrimonio della nostra tradizione ed è nel nostro DNA, che non riusciamo a essere liberi e felici se per la fin fine non lo sono anche gli altri negli altri paesi, persino lontani migliaia di chilometri da noi. E allora, per tutte queste ragioni, io vi chiedo un impegno, uno sforzo in più, perché è vero, lo si diceva, questa volta hanno paura, e lo si vede anche dai toni, dai modi. Il moderato, moderatissimo avversario, Massimo Fantola, diventa nervoso, si nervosisce, persino qualche volta pecca di stile, di mancanza, assenza di stile, dice appunto, qualche volta provoca. Insomma, si vede che il nervosismo è arrivato, la paura di perdere, perché a lui non è concesso perdere dopo una lunga stagione di vittorie, a noi invece sarà consentito vincere per affermare in città un buon governo. E ve lo dico perché in questi giorni, rivolgendoci a settori che anche dal nostro interno guardiamo come lontani, poi a me vicini, perché per questioni familiari io vengo dal mondo dell'impresa, del commercio, ci ho lavorato, mio nonno era imprenditore, ne ha avuto prova anche Silvio Lai oggi al mercato di San Benedetto. E allora a quel mondo, no? Dico di guardare a noi con fiducia e di darci fiducia, perché una pubblica amministrazione trasparente, efficiente, rapida nel dare risposte ai cittadini e all'impresa, è capace di avere alte professionalità in grado di rispondere a quelle esigenze del domani, persino e non solo dell'oggi, dell'impresa, dei cittadini, dello sviluppo di tutti noi e della nostra città. Ebbene, è una questione che riguarda tutti e che può creare una città produttiva di idee, di passioni, di valori e di opportunità di lavoro che si aprono. E chiudo, l'ho fatta anche troppo lunga. Questi giorni una mail carina che mi è arrivata è di un'amica. Un'amica che mi diceva: bada, tu diventerai proprietario di tutti i gatti della città, perché il sindaco è proprietario delle colonie feline. E infatti, girando per strada, in questi giorni guardo i gatti con... cioè, loro mi osservano, forse sperano in un padrone, in un... che li curi, che li assista, che sia buono, affettuoso anche, persino generoso di coccole d'affetto. Ebbene, io spero che i cittadini cagliaritani, come quei gatti che incontro, spero che guardino a noi con la stessa simpatia, perché alla fin fine noi pensiamo al benessere di tutti noi che siamo qua e di tutti coloro che sono fuori da questa sala, perché attraverso il benessere di tutti e di tutta la città ci potrà essere e ci potranno essere opportunità per tutti e per l'intera Sardegna. Grazie.